Sindromi malformative, malattie metaboliche e malattie neuromuscolari sono stati i principali argomenti del convegno sulle emergenze mediche nelle malattie rare, che si è tenuto nella seconda giornata del Forum Internazionale della Salute. Cosa sono le malattie rare e perché sono considerate un'emergenza? Le malattie rare sono delle condizioni che complessivamente interessano meno di una persona ogni 2000. Nel totale sono circa 8.000 malattie che interessano tutti gli organi e apparati e quindi tutte le specializzazioni, dalla pediatria alle malattie dell'anziano. Sono spesso un'emergenza perché questi pazienti possono, per alterazione del loro biochimismo, per alterazione metabolica, andare in scompenso e come tale finire al pronto soccorso. Ci sono poi malattie che interessano i grossi vasi, che si possono rompere, ci sono malattie che possono dare emergenza a livello addominale o a livello di organi interni, quindi essendo che queste malattie interessano tutti gli organi e apparati, le emergenze possono verificarsi in qualunque circostanza. Quello che noi stiamo facendo nell'ambito del progetto Orphanet, che è il più importante database per le malattie rare, è quello di sviluppare delle indicazioni di emergenza, cioè il bambino arriva o l'adulto arriva al pronto soccorso, il medico non può fare la diagnosi, ma sa che quel paziente ha quella determinata malattia, in base a quel tipo di diagnosi va sul sito e sa i farmaci che può utilizzare, le manovre che sono utili, gli interventi che sono raccomandati per salvare la vita di un paziente. Quindi oggi discutiamo di questo e credo che in Italia si stia facendo una cultura molto importante su questo argomento. Le malattie rare sono un'emergenza perché sono poche patologie che coinvolgono tantissime persone, però essendo poche patologie non c'è mai sufficiente conoscenza, sufficiente percorsi, sufficiente cura e quindi è un problema che tra l'altro stenta ad emergere, perché anche se se ne parla tanto, poi in realtà tantissima strada è ancora da fare, da quando anche le associazioni dei familiari e le associazioni dei pazienti hanno cercato anche di spingere perché questa emergenza effettivamente emerga, diciamo, all'attenzione dei politici, all'attenzione del mondo della sanità, all'attenzione del mondo dell'assistenza. Qual è il futuro quindi delle malattie rare? Voi come associazione che cosa vi ponete di fare? Noi per prima cosa come associazioni vogliamo essere presenti laddove si decidono le cose perché sia fatta attenzione proprio a questa realtà, al fatto che anche se ogni patologia colpisce poche persone, sono tantissime le persone in Italia, le famiglie in Italia che sono caricate del problema e questo fatto che siano tante fa sì che è un problema in realtà che dovrebbe essere preso in considerazione con molta attenzione, rispondendo, perché è un danno se no sociale enorme, ecco, non avere attenzione a questo. Secondo Orphanet le malattie sono rare, ma le persone che ne sono affette sono tante e tutte le associazioni esistenti in Italia si occupano di assistenza alle famiglie e ai bambini affetti dalle varie patologie. Informazione valida è molto difficile farla, nel senso per noi che siamo genitori o comunque rappresentiamo associazioni è molto semplice, molto facile. Il problema è poi far interagire, far concertare queste informazioni in modo semplice a chi poi deve recepire queste informazioni, tutto là. E poi cercare di far leva sulle istituzioni o comunque sui professionisti che sono i medici, affinché poi queste sollecitazioni vengano concretamente messe in campo, perché sennò non ha senso. Noi strilliamo, urliamo tutti i giorni, essendo papà di bambini che hanno patologie gravi e rare, cerchiamo di dare il nostro meglio, anche vivendo una situazione molto difficile. E non è facile, però dobbiamo, è una missione questa, cerchiamo di dare il nostro contributo. Il problema è che a volte si scontra la nostra volontarietà in questo campo con dei professionisti che è il loro lavoro. Non so se mi spiego. Purtroppo ci sono un fattore economico che è molto importante. E quindi laddove la nostra passione, la nostra voglia di fare le cose in modo concreto deve andare avanti, loro invece hanno altri meccanismi per cercare di poi concertare quello che noi diciamo. E questo è il problema di unire queste due fasi. Questa è la sostanza. La mia associazione si occupa di una malattia rarissima. Sono in tutto 9 casi in tutto il mondo e uno in Italia, quello di mio figlio Alex di 4 anni. Questa malattia è legata al cromosoma X e quindi a tutte le sue varie forme. Che cosa si propone la sua associazione? Quali sono gli obiettivi?
La mia associazione si propone di diffondere il più possibile informazioni utili su questa malattia, dal momento che non c'è molto in giro. Tutto quello che c'è è quello che abbiamo trovato noi come associazione, e cercare di diffondere, di divulgare tra i medici la conoscenza di questa nuova malattia, perché se presa in tempo utile questi bambini hanno possibilità di sopravvivenza, altrimenti può provocare anche la morte. Allora, in riferimento al convegno, perché le malattie rare sono considerate quindi un'emergenza? Perché sono rare, sono veramente rare, sono tante, più di quelle che si descrivono attualmente, e la maggior parte sono sconosciute. Nessuno in realtà sa veramente quello che si trova davanti, come quando è successo a mio figlio, che è stato veramente una scoperta per tutti. E la ricerca, allora, da questo punto di vista? La ricerca cerchiamo di sostenerla attraverso l'associazione, perché purtroppo la ricerca è indirizzata verso altre malattie molto più conosciute, e credo che sia giusto anche così, perché comunque i fondi scarseggiano. Noi con la nostra associazione cerchiamo il più possibile di sostenere anche la ricerca. Tra i tanti progetti della nostra associazione c'è anche questo: sostenere la ricerca, trovare un medico che sia disponibile a mettersi in prima persona, a mettere a sua disposizione la sua esperienza, i suoi mezzi, proprio comunque per questi bambini, che se sono anche solo 9 casi, comunque penso che abbiano il diritto di essere curati e abbiano il diritto di poter sperare in un futuro migliore.